Grande sfilata del gruppo italiano Attacchi domenica 29 ottobre nel centro storico di Verona per far rivivere l'atmosfera magica di altri tempi. Si sono potuti ammirare carrozze di pregio, la maggior parte risalente al 1800, prodotte da famose case costruttrici come la Cesare Sala di Milano, la Locati e Torretta di Torino e la Flandreau e C di New York. Gli attacchi provenienti da Veneto, Trentino, Lombardia, Piemonte, Lazio, Puglia, Sicilia erano a tiro singolo, pariglie, tiri a 3 e tiri a 4. Il corteo, accompagnato dai cavalli dei carabinieri e del Comando Unità per la Tutela Forestale Ambientale Agroalimentare, della Polizia e dai cavalieri di varie associazioni, è partito alle 10 da Fiera Cavalli. Ha percorso Corso Porta Nuova, Piazza Brale, Via del Centro Storico, transitando così nei luoghi più suggestivi della città fra ali di pubblico. Momento emozionante alle 11.30 in Piazza Bra, con lo schieramento finale degli attacchi con l'incomparabile scenario dell'arena sullo sfondo. Spettacolo nello spettacolo, la presentazione degli attacchi e la cerimonia di premiazione finale con le coppe per il Best in Show alla presenza delle autorità e di giudici internazionali, mentre già si progetta e si sogna il 120esimo. Grande sogno è di chiudere questa bellissima manifestazione e di fatto Fiera Cavalli con una bella sfilata in Arena di Verona. Credo che questo sarebbe un grande regalo per la città di Verona, ma soprattutto per il grande pubblico internazionale che frequenta Fiera Cavalli. Credo che sia una cosa che condivido anche con il presidente della Fiera e spero che questo possa essere un motivo per a riuscirci proprio nel 120esimo della Fiera di Verona. È assolutamente certo che per l'anno prossimo il Comune, l'amministrazione, la città insieme alla Fiera metterà in cantiere grandi progetti, perché è un anniversario importante della storia della Fiera e della nostra città.